Bella a tutti ragazzi, come butta? Io sono Buttafuori Malaghiera. Oggi sono qui con Let's Play Nintendo Ita. E Ciao a tutti ragazzi. oggi, prima di iniziare il video, vi presentiamo il gioco che porterò appunto in video, ovvero Mother 1, ma in questo caso è un remake fatto dai fan, visto che il gioco originale è uscito nel 27 luglio 1989 per NES, creato da Sigesato Itoi. Ma lo stesso, però, ha deciso di non farne uscire altri giochi dopo Mother 3, giusto, Let's? Esatto, è uscito l'ordine delle uscite, è stato appunto Mother 1 su NES, Sì. poi trasportato più avanti come Earthbound Beginnings durante le 3, tra l'altro si è pronunciato se non ricordo male, poi è uscito appunto Earthbound internazionalmente anche appunto il secondo gioco per Super Nintendo, e poi è uscito Mother 1 più 2 che era una compilation su Game Boy Advance di entrambi i giochi solo in Giappone. E poi è uscito anche su questo, solo in Giappone, in Mother 3. E appunto non abbiamo visto, però, Mother 3 non abbiamo mai visto un rilascio internazionale. Mother 1 non ha mai avuto uno svecchiamento effettivo. E questo è Esatto. quello che stanno cercando di fare i fan con Mother Encore, appunto, il gioco che vi presentiamo oggi. Proprio così. E infatti, non so se vi ricordate, Earthbound è abbastanza conosciuto da voi. Forse quelli che non conoscono bene la saga conoscono Ness, che è un personaggio giocabile di Super Smash Bros. Esatto. Esatto. Sicuramente i fan di Smash lo conoscono per via di Ness, sicuramente. Ovviamente c'è anche un altro personaggio che invece viene appunto dall'altro gioco che non è mai uscito al di fuori del Giappone, ma da te, che è Klaus, che è Vero. quello che anche lui usa il pick-up, appunto, Esatto. la sinergia. Sì, esatto, i poteri psichici, proprio come PK Fire, PK Thunder, PK Flash. PK Thunder! PK Thunder! E quella su Esatto, Smash finale? PK Star Storm! esatto. Esatto, la mitica mossa PK Star Storm. E Che ne dicevo abbiamo visto? che in questo però Mother 1, il personaggio principale è Ninten, non è né Ness né Klaus. No, che Esatto. Klaus, voglio dire, Lucas. Klaus No, è il Klaus. fratello. Aspetta, sì, esatto. Lucas è appunto per dire, invece Klaus è il fratello che, vabbè. Sì, Andate a vedere esatto. Mother 3, andate a giocarci perché c'è una traduzione fatta dai fan sia in inglese che in italiano, la potete trovare in giro Esattamente. tranquillamente. Ragazzi, allora, ricordo che questo è un remake amatoriale. E adesso in fase di demo e la potete trovare in descrizione. Per il resto, speriamo che esca più presto o la parte 2 o meglio ancora il gioco completo. Esatto, c'è proprio il link al sito completo, chiamo se download, di screenshot e tutto, quindi. Proprio qua sotto, ragazzi, qua sotto, non potete sbagliarvi. D'accordo, ora bando alle ciance, vi lasciamo il video. Buona visione. Come dice Fidek. Esatto. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua! Sono qui con Buongiorno. Let's Play Nintendo Ita. E E appunto. benvenuti a Mother Encore. Esattamente ragazzi, come avevo Una demo. spiegato, è la demo del remake fan-made di Mother 1. Esatto. O Earthbound, Earthbound Beginnings. Esatto. Te avevi fatto appunto, mi Come? ricordo, una serie su questo Sì. gioco. Bella lunga. Tanta Sì, sul primo, su tutte e tre in realtà, sì. roba, io la seguivo, mi ricordo. Questa qua avrà un po' la grafica che ricorda quella di Mother 3, che era già Esattamente. dall'inizio, quindi. Però è continua. Esattamente. Sì, esatto. Vai, new game allora. Let's go. Allora, il nome penso che già lo sappiamo. Vabbè. Ah, ok, Come si chiama capita. questo ragazzo? Come si chiamerà? Guarda come l'hanno rifatto, tra l'altro. Eh sì, proprio la grafica. Ma anche i suoni del menu. Eh sì. Già, hanno mantenuto la tradizione proprio. Ma anche la lunghezza del nome è breve, insomma. Ninten. Chi è questa ragazza? Se fai don't care dovrebbe darti comunque le opzioni di base. Ah, Prova ok, un attimo. vediamo un po'. Ah, no, perfetto. Bene, facciamo Sì, più fretta così. capisco. Capisca. Come Non riesco Mother a. Oh, no, 2. dice. Oxisk. Ah, Sì. come Mother. Ok. Come Earthbound. Vai. Lloyd, Lloyd. ecco.
nello spazio. Così non devo riscriverlo io. Pippi? Don't care, Pippi! Esatto. E chi è questo ragazzone? E lui è? Teddy! Ok, Scott. Okay. In realtà ce ne sarebbe un altro, però... Ah, perché lo mette a caso. Ok, in questo caso metto... Puoi mettere quello che vuoi. Va bene, allora qui mettiamo pizza. Come ho fatto in passato, nel primo ho messo pizza, infatti. Uffa, che pizza, però. E che pizza, lo so, è anche più banale, lo so. Cos'è, devo mettere la ghiera, se no? E se mettiamo la ghiera? Sì, dai, mettiamo la ghiera. Oddio. Tipo preferito la ghiera. Sì, che bello. Fide che approva, dai. Oh no, dirà. Ghiera, dai, la ghiera mettiamo. Ma sì, che ci sta, dai. Ok. Mettiamo velocità media, dai. Sì. Ok, end. Tutto ok. Ghiera, come cibo preferito. Ok, vediamo un po' cosa dice. Nell'anno 1900. All'inizio degli anni 1900, un'ombra scura coprì una piccola città rurale americana. Ok. Ombre oscure si formarono misteriosamente in cima al monte Itoi. Itoi? A quel tempo diversi incidenti sono successi, incidenti paranormali. L'ultimo incidente coinvolgeva la scomparsa di una giovane coppia sposata. Esatto. Il nome dell'uomo era George. E il nome della donna era Maria. Esatto. Chissà chi sono. Alla loro scomparsa scomparirono anche le ombre scure. Strano. Una piccola città, insomma. Ma da notare che il nome del monte è Itoi, come si chiesato Itoi. Esatto. Due anni dopo, appena se ne andarono, George ritornò. Cioè, due anni dopo la loro scomparsa, George ritornò. Non ha mai detto a nessuno dove è stato o cosa aveva fatto. Soprattutto dove era moglie. Pensava degli strani studi sui poteri psichici da solo. Non vedo l'ora che verrà tradotto, cavolo. Maria, sua moglie. La moglie. Puntini. Non tornò mai più. Oh no! Musica triste. 80 anni sono passati da allora. Anno 1988. Sì. Esatto, 1988. Oh no! Cavolo! Ma guarda come è stato rifatto bene comunque, Fuori da Prodong, una piccola città in America. In America! Eccolo! Buongiorno, raga, sono appena svegliato, sono un po' stanco. È vero, Master. E qui... Che bella camera! Che bella cameretta! La chitarra invece? Ma guarda un po' cosa c'è lì! Una chitarra elettrica, il tuo vecchio te l'ha regalato per Natale. Già. Allora... Mica a volte... Mica a volte viene qui per sentirti, insomma, a suonarla. Ok. Che tutte cose nuove. Guarda là sotto dove c'è. Sotto dove? Ah, il NES! Sotto. Con una... un registratore, un videoregistratore attaccato. Ecco. Inserito dentro. Sì. E poi l'altro, vediamo. Star Wars, Rambo e altri film sono... sono praticamente sparsi per terra. Sì, praticamente sono... Dato che è ambientato nel 1988, ci sono film di allora, immagino. No, quelli film, magari. Sì. Andiamo! No, il NES non lo vedi. Non lo vedi il NES, visto? Allora dopo lo guardo. Oh no! What the fuck? Una lampada! E guarda un po' qui! Sembra... Oddio, quanto è cattivo. Sembra Mother 3. Yes. Poi vediamo se li ha capito. Oddio, guarda come attacca. Pam! Un pugno di tirato. E poi da notare... Ha lanciato il suo corpo al NES. Già. Poi da notare che se attacca con altre armi, ci sono anche le altre armi. Vedi animazione proprio.
Ok. Sembra proprio Modern 3. Fuck punch! Ti aspetti di lanciare il tuo corpo a noi? Si lancia da sola. Ok, la lampada si è rotta. Però adesso c'è la lampada nuova da da ripagare. Esatto, hai tenuto 3 esperienza. Ok. Tanto... che succede? Però prima guardiamo qui. Ecco il NES. Un Nintendo Entertainment System. Dietro c'è una cartuccia con decine di giochi. Una dozzina di giochi. Whoever made... Chi ha fatto questo deve essere molto generoso. Ma lul. Ma che diamine sta succedendo? Oh. Andiamo qua. Oh no! Un cuscino volante! No, un cuscino, vero? Fratellone, sei tu! Sta attento! È un cuscino impazzito! Sì. Minni. Ok. Dov'è? Ti alzo un momento un pochino il volume, che sento che il gioco è bello alto, magari. Leggermente. Forse però abbassato, magari. Ah, ok, ma più che altro alzo un attimo. Vabbè, dopo, dai. Ok. Sì, sì, vai, 2 secondi, l'ho già fatto. È un cuscino impazzito, aiuto! È impazzito! Eccolo il cuscino! Attacco! Pam! Falcon punch! Il cuscino, cosa ha detto, si è buttato addosso. E niente, è andato. Sì. Cuscino, adesso dormirai senza cuscino. 5 exp! Way to go! Bel lavoro, Nintendo! Ah, ok. Ma sta casa sta spaccando in due. Mi chiedo come sta Mimmi, eh? Andiamo a controllare se sta bene. Andiamo! Non si... Porca di quella! Porca di quella! Allora useremo i nostri poteri super psichici! La porta non si apre. Oh, e facciamo così allora. Ah, corsa. Ah, pensavo che... Che cos'è? Mario RPG. Ah! Sì, Mario RPG, esatto. Guarda, non sacchiotto. Fratellone, aiutami. Ed ecco la bambola. Oh mio Dio, quanto è creepy. Boom. La bambola assassina. Smash. Livello? Sì. E vai. Hai sentito il suono del level up? Let's go. Il pubblico che applaude. Non so se c'era anche nel 3 l'applauso. No. Perché io ho avanzato di 5, PP di 2, attacco di 2, intelligenza 1 e abbiamo imparato il telepathy alfa. Sì. Che cattiveria. È finita. È tutto finito? È tutto finito, ok. Sì. Ma lì c'è l'orsacchiotto di Paola, se non sbaglio. Sì. Sembra che si è fermata. Sembra che sia... Ora sta ferma. Ma sembra che... Continua a sentire qualcosa che esce fuori da lei. Insomma, che... In senso, qualcosa che scende e rimasta dentro. Quindi per assicurarti che è morto. Assicuriamoci, vai. C'è un vecchio music box. Ah, giusto? C'è un vecchio carillon nascosto dentro la bambola. Oh, eccola! Niente, l'ha aperto e si inizia a sentirsi una melodia rotta. Ok. E vai. Mi tende a ricordare la melodia. Oh, poi, chissà che melodia è. Parlo con lei oppure esco? Provaci, dai, prova a parlare. È morto. Meno male. Ah, era meglio se non prendevo quella bambola da sotto. Come si dice? Da sotterraneo. Scantinato. Sì, scantinato sotterraneo, esatto. Quindi, ok. Ma c'è. Oh, ma quella. Una scatola piena di tesori di vecchi giocattoli. Eh sì. E qua c'è appunto. C'è l'orsacchiotto di Paola. Insomma, è anche quello che ti permette di scappare, che ti aiuterà in realtà nel gioco. Esatto, ma nel 2, non qua. Non mi ricordo se c'è anche nel 1. Sì. Tutto a posto, Nintendo, stai bene, Nintendo. Nintendo, esatto. Che ti è mai successo a casa? Oh, sono spaventato. Se solo tuo padre fosse qui. Coincidenza, io non credo. Oh,
potesse lui. Esatto. Non è che potessi rispondere, finita. Eh sì. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ethan. Ethan, sono tuo padre, sono un telefono. Ta 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 ta. Sembra che ci debba essere un fantasma, un poltergeist, un fantasma. Sì, poltergeist. Poltergeist, che è Pokémon? Ah no. No, poltergeist è... Sei sicuro? Vai. Vado, ok. Sì, dico, non sono sicuro di quello che dovremmo fare. Ah, ora ricordo. Ora ricordo. Tuo bis nonno ha studiato da... Sì. In qualche punto, insomma, qualche tempo fa. Sì, il Psy. Psy o PK. O PK, esatto. PK Thunder! Ha documentato tutte le sue ricerche in un diario, nel suo diario. Abbiamo messo tutti gli scarti, insomma, giù in cantina, ma penso che è chiusa. Chissà dov'è la chiave. La chiave non dovrebbe essere troppo lontana. Chiave. Comunque, se la nostra sola speranza sono Star Wars all'improvviso. Hai sempre sognato di andare in avventure, no? No. Beh, vai e proteggici tutti, Nintendo. Io sono lontano e chissà dove sono. Beh, se hai bisogno di salvare, non dimenticate di chiamare il tuo buon vecchio padre. Click, beep, 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 beep. Esatto. Beep. Vai, salvo subito allora, Nintendo. Nintendo, sono tuo padre. Ta ta ta. Dalli nel tuo account bancario. Ah, sì. Aspetta, qui mi ricordo che diceva prendili e spendili con saggezza, giusto? Sì, dice praticamente togliendo quello che hai speso dovresti avere $20 in banca. Comunque, cosa hai bisogno? Vuoi registrare? Sì, assolutamente. Ah, sì, un salvataggio 2. Attenzione che questa è la mia partita invece principale. No, lo metto nel 4, dai. Sì, così almeno hai un salvataggio. Vabbè, a posto. Buona fortuna dell'avventura e eccetera. Eccetera, eccetera, sì, dai. È chiusa chiave. È chiusa. Adesso provo un po' anch'io, vediamo un po' se riesco a tradurre, al limite, vediamo un po'. Oh, qui c'è il cagnetto. Oddio, la musica! Sì! Aspetta che alzo un po' allora, così senti meglio. E niente, è troppo bella la nostra. Gonna shine tomorrow. I think it will be na 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 na. Madonna, è bellissima. Polianna. Polianna è una delle due canzoni. Sì. Uff uff. Grrr, mi sedere e it's so itch, cos'è? Mi prende il culo. Ma dai. Smetti di stare lì e dammi una mano, giusto? Ok, sì. Nintendo gli dà una grattatina a Mick. Al sedere di Mick. Ma dai, una grattata. No. Una grattata. Ah, grazie mille. Aspetta un momento. Tu puoi capirmi. Deve aver imparato la telepatia. Esatto. That's great and all. Questo non so. Ottimo, no. Non ti azzardare a usarla su di me premendo X e usando la menuzzi. Sei menuzzi. Ok. Ma ci pensai di usarla sufficiente? Ah. Vai pure. E non pensai neanche di usarla sufficiente tenendo premuto B e premendo A, eh? Okay. Ah davvero? Non lo sapevo questo, grazie cagnetto. Questa è nuova. Vai, controlla la cuccia. Ecco! In effetti... Spero che l'ha trovato... Vai. Spero che non scopre che ho mangiato tutta la ghiera. Oh no, oh no, Fidek. La ghiera. Mi stai leggendo il pensiero. Aspetta. Questa è l'invasione della mia privacy. Smetti, è un'invasione della mia privacy. Prendi questo e lasciami in pace, giusto? Sì, dimentica quello che hai sentito, no? Ah ok, dimentica quello che ho sentito. Mamma. Ah, così hai trovato? Sento odore di croccantini nella cantina. Sì, in cantina. O crocchette, quello che volete. Se li vuoi recuperare, ti lascerò andare. Wow. Bow, 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 bow. Vai. Na, 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 na.
Nintendo usa la chiave della cantina. Eccola qua. E altri forzieri magici. Nintendo apre il regalo. Sì. E otteniamo l'arma. No? No, allora, mappa. La mappa di Podunk. E un'arma. E qui troviamo la mappa, sì. La mazza di plastica. Sì. C'è una lotta attaccata. Vai. Le mazze sono fighe, però non è che poi facci molta meno dei cutacci. Eh sì. Allora. Abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto i croccantini. I croccantini. Il premio. È il premio di Dogmeat. Sì. Il premio di Dogmeat. Bau bau. E poi, come ultima cosa, il diario del bisnonno. Ma lul. Che succede? Buonanotte. Buonanotte, Ninten. Ninten, per favore, vieni a trovare. Cerca la conchiglia nella grotta. Ho capito quale. La conchiglia. Ok, fallo e la saggezza del mondo ti sarà svelata. Ok, questo non lo sapevo, appunto, questa frase. Ok, qualcosa è svegliato. Si è svegliato dentro di te. Svegliato? Sì. Ok. Abbiamo imparato chi stai. Vita su. Vita su, ok. Vita su si chiama in italiano, non mi ricordavo più. Primizio, sì, primizio per aprire il menu. E praticamente questa è letteralmente come curarsi, credo. È qui, esatto, life up. Però sì. Costa 5. Wuff, wuff. Sembra che mica ho qualcosa da dirti. Ma c'è anche una bella farfallina. Eh sì, a farfallina, ma però. Però non posso farci niente. Wow, hai delle crocchette, dammeli! Nintendo ha le crocchette, da Mick le crocchette, giusto? Esatto. It's a secret to everybody. Cosa? È il segreto per tutti, Zelda, no? Sì, le crocchette. Sono segreto per tutti. E qui c'era un uccellino che è andato via. Qui c'è un cagnetto cattivo. Ma questo è il ponte che c'è in moda 3. No, miseria. Il cane si è arrabbiato. Cane stray dog. Cane randagio. Sì, il cane randagio, esatto. Sì, esatto. Porca, senti la musica, che bella. Sì. Ma questa è dell'1 o del 2? Oh. Non me la ricordo. Poi no, certo posto. Ma la capivo, non c'è memoria 3, quindi se ti curi in tempo poi. Esatto. Non può dire. Proprio così, mi curo per adesso, pure. Guarda. Uso Life Up, guarda l'animazione. Era così anche nel 3? No. Hai fatto anche meglio del 3 addirittura. Il coso verde sì, invece l'animazione quando la usarla ti è uguale. Ah, ok. Hai visto come è saltato in aria? Sì. No, ma è bellissimo questo remake, mi sta piacendo un sacco. Sì. Boom! È andato. Allora, Nintendo bellissimo. Guadagna 8 punti esperienza. Ecco, vai. Pippi. Allora, arrivo. D'accordo. Pippi. Oh, pippi. Oh, no. Oh, my. Oh, my. Oh, no. E tu la madre, però, che? Okay. Che faccio? Cosa dovrei fare? Pippi è scomparsa. Oh, no. Ciao Nintendo, sì, è vero. Buongiorno. Buongiorno, raga. Sembra la mia cara Pippi è sparita. Ma esce sempre per giocare, ma non è tornata a casa da ieri. E la madosca sparita. Siamo in città, per favore, chiedi al sindaco Goodman, quindi buon uomo. Buon se uomo. L'ha vista, ok? Se qualcuno l'ha vista, ok? Eccolo.
Yes, you will. Sì, lo farai. Thank you so much, Nintendo. Grazie mille, Nintendo. E non si può però entrare in casa. Non si può entrare. È chiuso, è chiuso. Non si può entrare. Aspetta, mi siedo. Qui c'è il nido di uccellini. Non si può. Anche questo non si può toccare. Oh, il serpente. Vabbè, meglio combattere, così almeno si sale, si fa un po' di livelli. Aia, che male. Livello 3. Abbiamo imparato qualcosa? No, niente. Però 28 di vita, quindi attenzione. L'uccellino. Oh, il corvo che fuma. Il corvo fumatore. Bam. Il corvo becca Ninten. Non è beccato. Usa attacco beccata il corvo. Cos'è Markrov? Allora qua c'è un topino. Aspetta, uso la combinazione. Hai sentito del... cos'è che è? Del... allora, aspetta. Sì. Hai notato che puoi entrare in alcuni edifici mentre altri no? Ok. Non basta cosa, aspetta. Come professionista dell'entrare nelle case, posso dirti che alcune delle porte che sono rotonde o hanno un cartello, posso entrare, può entrare. Ah, ok. Le porte rettangolari invece non si apriranno in nessun modo. Anche se provi a bussare alcune porte, potresti uscire nel posto. Ah, ok, potresti avere una risposta. No. Il topino. Qua c'è un tipo. Sto cercando una cosa, ma perché non capisco quando stai andando al cimitero. Ah, ok. Non stai andando al cimitero, vero? Sembra che ci siano dei zombie, stai attento. Oh, porca. Cool. Vabbè, comunque non parlo proprio con tutti, eh. Se non ci mettiamo 2 anni a finirlo. Vabbè, c'è il cartello. Benvenuti a Pod. Esatto. Però con lui voglio parlare, attenzione. Con questo qui è divertente sempre parlare. Per favore, sì. Questo, per favore. Ah, ok. Non sei uno zombie, vero? Esatto. Gli dico di no per il momento. Esatto, sì. Ah, sei un umano. Che sollievo, giusto? Sì, esatto. Un vero umano. Just... non guardare i miei pantaloni. Ma lol. Cos'è che dice? Have gold blood? Ho un problema alla vescica. Aia. E se invece gli dico di sì? Vediamo. Ah. Oh, oh. Vedete che non c'è una cura per zombie. Ah! Mi scappa. È scappato! È scappato, infatti. No, dopo ritorna. Ritorna dopo. È scappato. La signorina qua. Isabella. The guy at Canary... ah, cazzo. The guy at Canary Village is my idol. Il mio idolo, il tizio al villaggio canario. Canarino, boh. Canarino. Chiedo se è single. Vuole, cosa vuol far diventare la sua canarina? Non voglio fare altre battute. Non voglio fare altre battute, se no rischio di che mi bloccano il video. Ma no, dai. Del villaggio canarino. Ok, mi fermo qua. Avete già capito, mi fermo. Secondo me no. Allora, prima di andare a parlare col sindaco, voglio fare un po' di compere. E c'è il tuo amico, guarda. Ciao. Chi è? Lippi. Ah, Lippi. Devo fare una chiamata, ma ha detto costa $5. È incredibile quanto costa. Se solo volessi trovare un orologio quello, cioè un telefono quello a giro, no? Ah sì, quelli vecchi, quelli a giro, esatto. Quelli li puoi usare per gratis, quello comunque che abbiamo noi per chiamare papà, no? Sì, non devo ancora chiamarlo, devo prelevare. Benvenuto in distributore. Benvenuti al sistema. Sì, a distributore di soldi, e alla, a Bancolat, praticamente. Sì, ATM, prendiamo tutto. Sì, questo è identico a Mario 3. Allora... compriamo. Ah, non ho ancora equipaggiato la mazza, tra l'altro. Aspetta. Ma Ninten, combatti senza mazza. Combatti a mani nude, come facevano una volta.
Benvenuto, cosa desideri? Giusto, dice così? Sì. Beh, è un classico dei negozi. Allora, compro la bandana a sto punto. Sì. E Nintendo... Ah sì, certo, così è più armatura. Ci sono le racchette da tennis! Sì. Lul, ma manca le ghiere qua. Ah, quelle le mangio, è vero? Vero, Fidek? Per salvare c'è un posto migliore. E lo posso anche fare gratis, tra l'altro, in quel posto qui. All'albergo. Guarda, c'è il telefono, quello che diceva Lippi. Nintendo, sono tuo padre. Ta 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 ta. Ho depositato 48 il tuo conto. E adesso abbiamo 0 però. No. Ah sì, 4, perfetto. Perfetto. Andiamo all'hotel. Ta-ta. Senti la musica, da dove verrà mai questa musica? Ma Earthbound. Già. Na-na-na-na. Cittadino, so che mi aiuterai. Vorresti aiutarmi in città, ok? Bene. Ah, che vuoi aiutare la tua città? Bene. Ah, un bambino si è diretto al cimitero a sud della città. E? Ma sono... Mi stanno per di leggere. Sì. Ti aiutarmi. Lul. Fuori, aiutami. Sì. Oh, andrei a salvarla. Ok. Come? Andrei a salvarla. Andrei via a salvarla, sì. Riportami una viva e sicuramente sarò un eroe. E io no. Conto. Volevo dire, sei tu l'eroe. Certo, signor sindaco. La rileggerò sicuramente. Ma guarda che bello comunque che hanno fatto Nintendo con la bandana e tutto adesso. Adesso ho la bandana. Al collo. Ma poi sta musica, mamma mia, la musica. Già. Volevo fare, prima di andare al cimitero, volevo fare un combattimento particolare che c'è. Molto bello. Ho capito, guarda, forse. Penso che hai capito, aspetta. Però prima vado. Devo trovare la strada. Ta, ta, ta. Eccola, eccolo qui. Eccolo qua. Spero che non sia troppo forte. Nel caso ho salvato. Eccolo. Oh mio Dio. Proprio aggressiva la musica. Bella, bella cannone proprio. Pesante. Vai. Mazzate al... Le mazzate. Ah, si alza, addirittura aumenta il suo attacco. Oh oh. Cura, cura. Olè. Lippi sta meditando. Boom, andato. Con la sua musica aggressiva. Hai visto che bello? Combattimento contro Lippi. Ecco, ci sei? Sì. Perfetto, ok, possiamo andare al cimitero anche se però non sono ancora full vita. Che minuto siamo? Vedi se mai si dovrebbe dire in due adesso. Sono quasi le 6, non ho visto esattamente da quanto stiamo. Ah, siamo al 30° minuto. Allora, prima di andare... Però mettere pausa qua e finirlo poi in qualche episodio. Esatto. Allora, abbiamo questo re d'inizio, andiamo a salvare adesso per prima cosa. Poi ovviamente vado all'hotel perché è gratis, mica vado a pagare per salvare qua se c'è del telefono gratis. E qua. Nintendo, sono tuo padre. Ho depositato 35 nel tuo conto bancario. Cerca di non spenderli tutti e basta. Record. Ok ragazzi, questo primo episodio è finito. Ringrazio Let's per la traduzione. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. E mi raccomando,